E bentornati ragazzi miei su Captain Tsubasa Rise of New Champions. Oggi andiamo subito ad affrontare la Nawa dei gemelli Tashibana. Ed eccoci qua, l'incontro fra la Nankatsu e la Nawa deve ancora iniziare, ma il tifo sugli spalti è già alle stelle per entrambe le formazioni. Sembra che i fan della Nawa siano raddoppiati rispetto a ieri. Tutti sono venuti da Akita per sostenere i loro beniamini. Avranno bisogno di tutto il loro sostegno possibile per sconfiggere i campioni in carica della Nankatsu. Ci puoi giurare? Ne è passato di tempo, Tsubasa? Già, dalle elementari. Vedetecela tutta, ragazzi. Ti dispiace, ma la serie di vittorie della Nankatsu termina qui. Scordatevelo. Ormai le vostre acrobazie aeree non ci accoglieranno più di sorpresa. Ma che gentile. Mi raccomando, cerca di segnare un altro gol nella tua porta. No, dissing. Bene, eccoci qua tra Nankatsu contro Anawa. Io prometto che non ce la faccio più perché sarà la quinta volta che sto provando a batterli. E ormai si è fatta una certa e la mia mente non può più supportare determinate cose. Come per esempio questo che ho appena visto, un contrasto perfetto da parte dei nostri avversari, che però sono troppo più forti di me. Vai Tsubasa. No, niente. Allora, quando vanno in scivolata praticamente o usi il dribbling con R1 oppure sei fregato. Forza, bravissimo Ishizaki. Tacchi dall'altra parte per Kisugi. Potrebbe volere passaggio verso Nagano. Basa avanza, supera gli avversari e viene fermato. Allora, la partita è scriptata. Ad una certa i nostri avversari faranno un gol certo. Quindi dobbiamo segnare almeno 2 reti per poter vincere. Il che, dal mio punto di vista, non sarà nemmeno così semplice. Ecco, però dobbiamo pure segnare. Più o meno. Parliamo di segnare, segniamo. Ma che traversa! Che traversa che ha preso lo Tsubasone. Mamma mia. Riprende la palla Tsubasa e dribbla un avversario. La passa per Kisugi, che può provare anche lui il tiro, ma no, viene fermato brutalmente. Tsubasa riprende ancora palla. Nagano allora. E la passa a Kisugi, che tira! Alla deviata. Attenzione, perché le conclusioni deviate sono pericolosissime in questo gioco. Kisugi. Un po' proiettile. Che viene fermato. Ok, non ce n'è per nessuno. Questa partita la vinco. Questa partita la vinco. Ho capito come giocare e ripeto, non ce n'è per nessuno. È mia. È mia la partita. Forza. No, l'hanno presa. L'hanno presa. No. In difesa. Ishizaki. Bravissimo Takasugi. Tsubasa, ancora lui. Per Nagano. Kisugi, Taki sulla fascia. Può avanzare Kisugi. Dai, bravo Iwami. Nuovo Tsubasa, vuole l'1-2. Kisugi, proprio davanti alla porta, lui si trova con Taki. Taki che avanza, accelera, la può mettere in mezzo. E arriva il tiro. L'ha parato. Questo l'ho imparato recentemente, 10 secondi fa, facendo il tutorial che avevo beatamente skippato. Dai, no, Tsubasa. Allora, Oda. Bravissimo Oda, il giocatore. Taki vuole ancora l'1-2 con Kisugi, che gliela restituisce. Attenzione, pallone ancora per Kisugi. Bravissimo per Tsubasa, che salta l'avversario. Ne salta un altro, attiva la sua zona. E può tirare con il suo high speed shot. Adesso entra. Ho imparato a giocare. Non ne posso più. Sono 1 ora e mezza che sto cercando di batterli. Questo semplicemente perché non sapevo giocare. Mi serve. Ecco. Evento scriptato. Loro che vanno a usare il triangle shot. Tuttavia, quando arriva Masao a colpire la traversa, anzi il palo per salire poi sulla traversa, arriva Shizaki, tira il bel calcione all'altro palo, lo fa cadere con
La forza della vibrazione. Incredibile, vero? Incredibile. Loro hanno ancora un gol da fare al 100%. Io proverò a segnare di nuovo prima che ciò accada, in modo da rimanere sempre in vantaggio e giocare più tranquillamente. Forza, tu mi veni scivolata. Ciao amico. Bevuto. Più o meno. Più o meno. Vai Tsubasa, bravissimo. Bravissimo. Brutto. Brutto, brutto, brutto. Brutto signore. Brutto signore. Bravissimo Iwami. Può passarla. Ataki che sorpassa un avversario. Ne sorpassa un altro. Attenzione a Ataki. Ataki. Kisugi. Davanti. È da solo. Può tirare. Ok. Tra l'altro abbiamo anche la zona da poter sfruttare. Abbiamo la zona. E allora usiamola. Direi di usarla. Vai Tsubasa. Vai Tsubasa di nuovo. Può tirare. Mannaggia loro. Mannaggia sti maledetti. Di là Nagano viene saltato. Izawa recupera però pallone. Tsubasa. Proprio lui. Ancora lui. Il capitano della Nankatsu. Si immola verso la porta avversaria con il suo high speed shot. E per favore fammi sognare. Segnalo proprio. 2-0. La Nawa muta. Muta questa volta. Ho imparato a giocare. Non ce n'è più per nessuno. La difesa è diventata 10x da quando ho imparato a difendere. Quindi, yes. Skylab Hurricane. Qua apro una piccola parentesi. Adesso leggerete che è Uragano Skylab. Quindi italianizzato al massimo. E anche un'altra tecnica del gioco è stata italianizzata, come farei solamente io nella mia serie di Nazuba Eleven. Ovvero il banana shot. Ok? Il banana shot, dove banana qua si intende la curvatura proprio del tiro, è stato teorizzato con tiro della banana. Allora, io qua mi faccio due domande, no? Uno, chi è stata affidata la localizzazione? Perché se lo so io, questo non è che... cioè, non è una cosa di Capitan Tsubasa, è proprio una cosa globale, il banana shot, per dirvi. Boh, vabbè, tralasciamo, era un dettaglio così che... che ho voluto raccontarvi. Siamo in mezzo alla guerra lì, praticamente. Siamo in mezzo alla guerra. Bravissimo Iwami. Iwami è proprio proprio forte attualmente. Uno dei migliori. Vai Nagano. Vuole l'1-2 con Tsubasa. E la lascia lì. Tsubasa però recupera palla. E viene messo giù. Va bene. Non ci possiamo lamentare, questo primo tempo è andato divinamente. Considerato che in altri tentativi non avevo mai segnato una rete, quindi direi che ora va più che bene. Non mi posso lamentare. Lamentare? Bene. Attenzione, Kisugi. Nagano sulla fascia. Può provare il cross. Arriva proprio per Kisugi. Rimessa. Vai, 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 vai. In pressing, in pressing. Gliela prendiamo, Izawa, bravissimo. Tsubasa, ancora lui. Tsubasa contro il suo avversario. E salta uno, però perde poi pallone. Attenzione. Masao viene fermato. Saki. Per Kisugi. 1-2 con... non funziona. Ho premuto, però non ha voluto passarla. Taki sulla fascia. E supera uno e viene fermato subito dopo. Però la partita va in riposo. I giocatori vanno a riposo. 2-1 al termine del primo tempo. E adesso ovviamente iniziamo il secondo. Si parla un po' di come battere la Skylab Hurricane. Però. Adesso cadrà un'altra cosa. Io lo so a memoria perché ormai è la quinta volta che gioco questa partita, sperando di poterla vincere. Magari questa è la volta buona. Se la vedete significa di sì. E adesso ci sarà una cutscene obbligatoria. Non potete skipparla perché tanto non succede nulla di che al punteggio. Arriva di nuovo lo Skylab Hurricane. L'intermezzo. Kazuo e Masao. Però Tsubasa dice: volerò, volerò, volerò.
E qua fa una cosa abbastanza eroica, nel senso salva Masao dall'impatto che gli avrebbe spezzato il collo, effettivamente. L'avrebbe ucciso sul posto. E sarebbe stato peggio per lui, effettivamente, perché è una tecnica abbastanza pericolosa questa. Però Tsubasa è di buon cuore e mette a repentaglio la stessa salute, per salvare un suo rivale. Dunque, calcio d'angolo per la Nawa. Io voglio continuare ad attaccare. Non esiste che... Attenzione, perché qua bisogna premere tutti i pulsanti. Dai che vinco, Ho vinto. Molto bene. Vai l'attacco, Taki. Nagano per Tsubasa. Tsubasa che non riesce a passare la palla in tempo. E allora di qua c'è Ishizaki che prende palla di nuovo. Fa ripartire Taki. Taki che passa a Kisugi. Kisugi per Nagano. Nagano che ridà a Kisugi la palla. Kisugi di nuovo per Nagano, che cerca spazio per i suoi compagni, che non si fanno vedere. Di là c'è Taki però. Taki che chiede l'1-2 e non lo riceve. I nostri giocatori della Nankatsu erano troppo pressati. Attenzione, il Nakazato che ruba palla. Nagano. Nagano passa. Nagano passa due volte. Kisugi davanti alla porta. Può provare il suo tiro proiettile, però viene fermato sul più bello. Iwami. Tsubasa. Tsubasa recupera palla. Nagano sulla fascia. Sempre lui, il solito Nagano. Prova a trovare spazio, ma viene fermato ancora una volta. Proviamo a impostare una bella tattica. E di qua arriva Oda. Anzi, Ono. Col pressing di Oda. Attenzione! Oda potrebbe rubare palla, infatti è così. Spazzata via in direzione di Tsubasa, che però viene intercettato da... intercettato da Aimoto. Sto parlando troppo, è più del previsto. Ok, è ora di difendere, perché mancano 20 minuti. Anche se a dire il vero Morisaki non ha ancora parato, quindi ha la stamina piena. Quindi andiamo alla zona B. Freghiamocene della parata, diciamo, come dire, assicurata. Perché premendo L2, quando arriva un tiro speciale dell'avversario, quando abbiamo la barra della zona V piena, abbiamo una parata sicura. Assicurata proprio. Attenzione Tsubasa che salta un avversario. Ne salta un altro, ancora. È deciso a segnare. Tsubasa davanti alla porta, avversaria. Presagio del tiro guidato. Questo va sul palo. Purtroppo va sul palo questo tiro. Non ci siamo ancora. Stavolta pensavo di avercela fatta. Ma... Demo. Ok. 41esimo sul cronometro del direttore di gara. Si continua a giocare. Vai forza. Takasugi ruba palla e passa subito a Tsubasa, il suo capitano, che avanza. Tsubasa è ancora attiva la zona. Attenzione, Tsubasa può provare l'avanzata. Può provare ancora l'avanzata. Tsubasa davanti alla porta. Questo è gol. Non è gol. Non è gol. Incredibilmente, aggiungerei anche. Iwami ruba palla. Taki allora sulla fascia. Si accentra. Dribbla. Supera l'avversario e la mette al centro per Nagano. Nagano, devi farcela. Mamma mia, se l'avesse presa. Se l'avesse presa Nagano. Attenzione però, Taki. Iwami viene fermato. Non ha passato in tempo. Io avevo dato il comando, però evidentemente non sono nessuno per il gioco. Taki, ancora lui. Taki in mezzo per Iwami. Iwami passa ancora a Taki. Taki viene fermato da Koda. Allora Kasuo per Ono. La nostra squadra è praticamente tutta all'attacco. Oda in pressing. Ferma il suo avversario. Taki passa a Kisugi, che ferma il suo avversario. Palla a Nagano sulla fascia. Dribbla il suo avversario. Nagano allora viene fermato. Siamo al 50esimo minuto di gioco. Possiamo difendere il vantaggio o continuare ad attaccare come stiamo facendo. Quindi arriva Nagano. Si accentra. Palla per Kisugi, che tira.
Va bene. Stiamo giocando una signora partita. Oggi stiamo giocando una signora partita. Dopo 5 sconfitte, aver capito dove sbagliavo. Iwami ruba palla. Taki. Taki, palla a Kisugi. Palla ancora a Taki. Palla ancora a Kisugi. Questa coppia di giocatori è incredibile. Tiene in scacco la Nawa. Arriva Maso. Masao. Viene fermato. Basa. Capitan Tsubasa. Proprio Capitan Tsubasa. Passa a palla e perde. Bel tunnel quello. Era un tunnel, vero? Non l'ho visto bene. Dai, ancora in difesa noi. Ancora in difesa. Takasugi. Bravissimo Takasugi. Forza. Kisugi. Per Taki. C'è Tsubasa che sta avanzando. La zona V attivata degli avversari. Non facciamoci prendere dal panico. Possono benissimo segnare, però possiamo benissimo difendere noi. Ok, Taki. C'è la fascia per Kisugi. Questa coppia di giocatori davvero incredibile. Tsubasa perde palla e la riprende. Perde palla ancora. Wami per Nagano. Ok Tsubasa. All'attacco con Tsubasa. Forza, un dribbling. Due dribbling. E può arrivare il tiro. High speed shot. E può entrare. E infatti è così. 3-1. Tsubasa mette un sigillo su questa partita. Che finalmente non dovrò giocare mai più. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Mamma mia. Mamma mia, non vedo davvero l'ora. Vabbè, lo faccio tirare così vi faccio vedere la parata speciale. Ok, non ha tirato con la sua zona. Anzi, il suo tiro speciale, la sua tecnica, quello che è. Però vorrei davvero farli tirare, quindi fatevi avanti. Dai. Non tirano. Va bene. Allora la palla va calciata su da Morisaki. A Kisugi. Palla a Nagano. Che cosa fa Nagano? Kisugi. Ancora lui. Taki. Per Tsubasa che rimane lì a guardarlo. Però Taki non si lascia demordere. Taki. Il nostro clown. Quello che abbiamo offeso plurime volte. Tira con il suo high speed shot. E prova anche lui a mettere la firma. Però viene fermato senza problemi da Yoshikura. Mancano 20 secondi alla fine di questo scontro infiammato. E arriva qui il triplice fischio dell'arbitro. La Nankatsu prosegue nel torneo. E vedrà l'Airado come sua prossima sfidante. Come sta, dottore? Per ora una fasciatura alle spalle basterà. Però c'è il rischio che un altro colpo possa provocare un'altra lussazione. Comunque, finché evita i contatti troppo duri, potrà continuare a giocare. E qua ci riferiamo appunto a Tsubasa e al suo infortunio che si porterà avanti appunto per molto, molto, molto tempo. E loro infatti si preoccupano per lui, anche perché Tsubasa ha fatto un buon gesto salvando Masao. E quindi non sono Yuga e Matsuyama? È vero! Yuga, perché sei rimasto in panchina nell'ultima partita? Non dirmi che ti sei fatto male. No. E allora perché? Non sono affari tuoi. E invece sì! Ti sei scordato la nostra lite alla mensa alle nazionali delle scuole elementari? Ti avevo promesso che te l'avrei fatta pagare sul campo. Non puoi negarmelo. Quello ormai è storia vecchia. Comunque sia, sappi che noi batteremo Tsubasa. E poi ti strapperò la vittoria in finale. Non so quale sia il tuo problema, ma fai meglio di alzarti in fretta da quella panchina. Matsuyama è super agguerrito. Come se tra l'altro fosse effettivamente colpa di Yuga. Cioè un pochettino lo è. Però. Cosa? Yuga non hai giocato neanche oggi? Ishizaki. Magari pensi che sarà una passeggiata, ma se sottovaluti gli avversari rischi che uno di loro vi sbatta fuori dal torneo. Dovete assolutamente arrivare in finale. Ishizaki è proprio deciso a prendersi questa vittoria personale contro Yuga. È incredibile. Va bene. Io comunque sia, direi che per oggi può bastare. Abbiamo problemi sempre per Yuga nella sua panchina della Toho. Ma, come vi dicevo, direi che può bastare qui.
La prossima partita, come vedrete, come vedete, sarà quella contro l'Airado di Gito e Sano. Quindi lasciate un mi piace sin da subito, anche se siamo alla fine del video, quindi è un po' un controsenso. E iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io da Diego per oggi è davvero tutto. E noi ovviamente giochiamo a calcio. Ciao ragazzi.